tutti amici e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi vi faremo vedere come collegare qualsiasi console, Nintendo Switch, Xbox o PlayStation, ma anche DVD, decoder, telecamere, tutto quello che è in HDMI su un Chromebook. Come voi sapete, sia i Chromebook che i PC non hanno portatili, inteso, non hanno un'uscita, cioè non hanno un'entrata HDMI, ma hanno solo un'uscita per poter vedere il proprio PC su un monitor, su una TV o su un proiettore. In questo caso invece noi andiamo a fare? Andiamo a collegare la nostra console nello schermo del PC. In che modo? Bene, ci servirà un normalissimo cavo HDMI e questo dispositivo che trovate su Amazon, vi lascio il link in descrizione, che si chiama Video Capture HDMI, alla cifra tra i 15-30 euro. Io questo qui l'ho preso in offerta e l'ho pagato 15 euro, ora costa mi sembra 19. Comunque andiamo a vedere come si fa. Apriamo il nostro Chromebook, siamo nella home page del Chromebook. Andiamo a collegare il nostro cavetto HDMI alla console, lo andiamo a collegare al nostro dispositivo e il dispositivo tramite USB lo andiamo a collegare al PC. In questo caso, ripeto, è un Chromebook. Che cosa succede a questo punto? Che il Chromebook rileva una fotocamera esterna. Noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare su l'applicazione del Chromebook fotocamera e lui che fa? Riproduce la fotocamera del Chromebook. Noi andiamo a selezionare la seconda fotocamera, è come quella frontale, fronte retro, andiamo a selezionare la seconda e lui in questo momento ci riproduce la nostra Xbox. Andiamo a mettere schermo intero e il gioco è fatto. A questo punto noi abbiamo la nostra console, in questo caso l'Xbox, sullo schermo del PC. Andiamo a selezionare un gioco, e intanto l'avevo già avviato, avevo avviato Farming, e noi possiamo giocarci tranquillamente. E come immagine è buona, ora tramite il video si vede male, ma comunque come immagine è perfetta. L'unica cosa è l'audio. L'audio purtroppo non si sente dalle casse del computer e non si può nemmeno utilizzarlo come chat perché non ha un microfono, viene escluso. Noi cosa facciamo? Prendiamo il controller e colleghiamo le cuffie al controller. In questo caso almeno abbiamo l'audio di gioco e anche l'audio di chat. In questa maniera comunque abbiamo risolto il problema per chi vuole portarsi dietro un dispositivo per giocare invece di portarsi dietro un televisore o uno schermo, un monitor. Basta questo PC, basta questo dispositivo, 15 euro e niente. Ora vi lascio le foto anche del collegamento con PlayStation e con Nintendo Switch. Nel prossimo video vi farò vedere invece il collegamento su un PC Windows. Ricordo che questo è un Chromebook, applicazione fotocamera. Spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un like se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e nei commenti potete chiedermi qualsiasi cosa sul collegamento. Per il momento è tutto, vi lascio alle foto con PlayStation e Nintendo Switch e ricordo nel prossimo video vi farò vedere come collegarlo a un PC Windows. Per il momento è tutto, ciao a tutti!